Buona giornata a tutti, ci ritroviamo per questo terzo incontro sulla figura di Giuseppe, quindi la figura del padre nell'ambito della vita familiare. Il nostro riferimento è sempre la lettera apostolica del Papa Patris Corde e vogliamo riflettere ancora oggi su due caratteristiche, due aggettivi della figura di Giuseppe che ci vengono proposti, sempre prendendo spunto dal Papa. La prima caratteristica che oggi vogliamo considerare è che Giuseppe è stato un padre dal coraggio creativo. All'accoglienza che Giuseppe fa di Maria e di Gesù nella sua vita e del disegno più grande di Dio sulla sua vita, che comprendeva anche l'attenzione a Maria e Giuseppe, bisogna aggiungere il coraggio creativo. Perché le difficoltà ci mettono sicuramente a dura prova, ma tirano fuori anche da noi risorse inaspettate. Giuseppe sicuramente vive questo nel momento dell'accoglienza di Gesù come figlio, nella fuga in Egitto, nel ritorno, nel far crescere e insegnare un lavoro a Gesù. Ha dimostrato sicuramente anche tutta la sua capacità creativa verso questo figlio. Dio interviene nella storia attraverso persone e fatti, e infatti si è servito di Giuseppe per salvare Gesù e Maria nella fuga in Egitto dalla furia di Erode. E Dio si serve del coraggio creativo di Giuseppe per vivere e portare a buon fine questi momenti importanti della vita della Santa Famiglia, appunto la nascita, la fuga in Egitto, il ritorno, la vita quotidiana di Nazareth, che è la vita che dura di più nella aspettativa sia di Giuseppe che di Gesù stesso. Sembra che il mondo spesso sia nelle mani dei potenti. Erode vuole uccidere Gesù, mette in atto tutto un procedimento per arrivare a questo, ma i Vangeli ci dicono che nonostante questo Dio riesce sempre a portare avanti i suoi eventi di salvezza, i suoi progetti, servendosi anche della fragilità, della debolezza apparente dei suoi protagonisti. Una famiglia con un bambino neonato spersi in un paese lontano. Dio si fida di noi e della nostra creatività, non ci abbandona mai. Ci ha creati liberi, ma ci ha dato anche un'intelligenza, ci ha dato dei sentimenti che spesso muovono anche la rigidità di tante situazioni che possiamo vivere. Giuseppe ci viene presentato come colui che protegge la sua famiglia, e lo protegge proprio attraverso scelte coraggiose e anche creative nella modalità con cui riesce ad adattare la sua vita. Io penso ad esempio alla vita in Egitto di questa famiglia esule. Avranno dovuto arrangiarsi, trovare da mangiare, da abitare, da vivere, cercando di mantenere buoni rapporti con i vicini. E qui bisogna essere creativi, oltre che disponibili, accoglienti e fiduciosi in un disegno più grande. Ogni padre sta proteggendo la propria famiglia come Gesù. Ha ogni padre terreno nostro questa intenzione nel cuore, questa aspettativa, questo desiderio, questo impegno di proteggere la sua famiglia, e come vive tutto questo? E anche Maria si fida di Giuseppe, lo lascia fare. Nei Vangeli dell'infanzia è Giuseppe che agisce, Maria è sempre al suo fianco, ma agirà dopo, parlerà dopo, sarà vicina al figlio dopo, ma in questo momento si fida di quell'uomo che ha scelto, che Dio gli ha messo a fianco, e proprio per questo conduce con Giuseppe una vita di amore, di attenzione. Maria sa che Giuseppe provvederà sempre a lei e a Gesù. È per questo che Giuseppe viene preso anche come patrono della Chiesa.
La Chiesa è l'immagine di Maria e come Giuseppe ha protetto Maria, così può proteggere e protegge di fatto anche la Chiesa. Una seconda caratteristica che oggi vogliamo considerare nella figura di Giuseppe è che è stato un padre lavoratore. Giuseppe era un carpentiere e da lui sicuramente Gesù ha imparato il valore, la dignità, la gioia del lavoro. Un lavoro che dà il pane per sfamarsi, un lavoro che dà dignità alla vita, che le permette di realizzarsi, di sviluppare le proprie capacità, le proprie caratteristiche, i talenti che Dio ci ha dato. E sappiamo dal Vangelo che Gesù non ha mai disdegnato di essere detto il figlio del carpentiere, non l'ha mai considerato il lavoro del padre come un lavoro umiliante, da povero rispetto ad altri più importanti, più bene in vista. E allora la dignità del lavoro, la dignità della persona non sta nel lavoro che uno svolge, ma nel come lo svolge, con quale passione, con quale attenzione, con quale dignità, che sa trasmettere anche alla famiglia. Giuseppe ci insegna questo. Riscopriamo allora anche noi la dignità del lavoro, qualunque lavoro. Esso è partecipazione all'opera di salvezza, sviluppo delle proprie potenzialità e qualità, è protezione per la famiglia. Proviamo a riflettere insieme nell'ambito familiare su tutto questo.